Estetici si vi dà il benvenuto a Palermo, questa volta nel cuore di Palermo, alla stazione centrale. Siamo nel centro storico vero e proprio, questo palazzo signorile è stato costruito agli inizi del Novecento e gli appartamenti che vi mostriamo qui sono degli appartamenti signorili quanto il palazzo, bellissimi, che hanno enormi potenzialità, ma bisognano soltanto di un rifacimento, di un restauro, di una ristrutturazione strutturale. Sono belli però così come sono, guardateli insieme a noi. Stazione centrale di Palermo significa vivere nel cuore della città, poter andare veramente dovunque da una location come questa. Cominciamo però ad esplorare l'appartamento, che è di una bellezza incredibile, proprio per il fatto che è grandissimo, 160 metri quadri circa, due livelli, quattro camere e un grandissimo salone. E pensate che quella dove siamo adesso è soltanto l'ingresso, che poi potete sfruttare come volete. Ma esploriamo l'appartamento proprio angolo dopo angolo. Eccoci qui nell'immenso salone. Vedete quello che vi dicevo proprio all'inizio di questo video? La bellezza è la continuità, il fatto che al salone siano attaccate altre due camere. Poi una l'avete già vista, una è sopra in quello che è ammezzato prima di accedere alla terrazza. Perché questo appartamento ha anche la terrazza e ha questi punti luce. Vedete quanta luce c'è in questo momento? Ci sono due balconi qui, proprio in questo salone. Uno è qui su questa parte, uno è proprio di fronte a me, ecco perché non potete vederlo. Esploriamo le altre due camere, camere da letto, studi. Attenzione, perché in realtà per come è disposta e per quanto è bella ed è grande e per la zona dove è ubicata, questa casa è perfetta per un investimento come bed and breakfast, per esempio. Potete viverci voi e avere la magia di questo investimento, il fatto di poter affittare queste camere agli stranieri che arrivano, magari mettendo un annuncio su internet. Adesso noi andiamo su ed esploriamo anche la camera di su e la terrazza proprio da qui, vedete? Quindi salone, prima camera, seconda camera, un'altra camera avevamo visto prima e adesso c'è una camera sopra e poi il terrazzo, una casa immensa e soprattutto una casa bellissima. Ed eccola questa continuità di cui potete essere proprio scienti da queste immagini, da questo filmato. La continuità delle camere, la continuità della casa e il fatto che poi questa casa alla fine di questa catena di tre stanze, salone, prima e seconda stanza, vada su in alto verso le due terrazze. Una terrazza è una terrazzina un po' più piccola, ma soprattutto verso l'ammezzatino che ha un'altra camera da letto, che potrebbe essere una perfetta camera per gli ospiti. Ve lo ripeto, potrebbe anche essere un ottimo investimento come bed and breakfast. Due bagni qui che ovviamente hanno bisogno di un restauro, in realtà potreste anche lasciarli così come un restauro e una ristrutturazione è consigliato. Andiamo sopra e andiamo a vedere la parte più luminosa, la terrazza e l'altra camera.
Per quanto riguarda la terrazza, io credo che abbiano veramente esagerato, perché non solo c'è il terrazzino, ma c'è anche questa che è il sopraterrazzo, c'è cioè una sorta di torre di avvistamento. Guardate la bellezza, cioè qui avete veramente una vista mozzafiato da cui poter godere di tutto: il Monte Pellegrino, il Monte Santo di Palermo, le montagne, i tetti delle altre città, la vicinanza alla stazione centrale, che è una certa comodità per qualunque spostamento vogliate avere, per esempio anche per venire in aeroporto o andare in aeroporto e poter prendere quel treno lì. Ma andiamo giù, perché io vorrei veramente che con la vostra mente immaginaste la possibilità di poter pranzare o cenare in un terrazzo come questo. La mattina, per esempio, vi svegliate, una colazione in una tavola imbandita, ovviamente magari coperta oppure lasciata qui per godere del sole siciliano. Non siamo neanche in estate e questa è la temperatura di cui godete. Insomma, con Restate in Sicily avete la possibilità di avere un acquisto intelligente, magari anche un investimento come bed and breakfast in una zona centrale di Palermo, perché siamo a 20 metri dalla stazione centrale, e poter veramente godere di una casa così bella e così comoda.